un grande successo, soprattutto di partecipazione, che è la cosa importante. 3.000 medici che dalle 7:30 del mattino fino alla sera 7:30 hanno assistito alle relazioni dei più importanti relatori internazionali di aggiornamento su quello che sono le novità in campo biologico, in campo della medicina dello sport, e quindi questo è un grande successo su tutti i punti di vista. Dal punto di vista istituzionale, è evidente che la presenza del Ministro della Ricerca e dell'Università Bernini, del Ministro della Salute Schillaci, del Ministro per i Giovani e per lo Sport Abodi ha dato certamente un risalto istituzionale con il recepimento di quelle che sono le possibilità che la medicina dello sport può mettere a disposizione del sistema sanitario nazionale, un po' come la Ferrari rispetto alla 500. Età biologica, età anagrafica sono i temi discussi dal punto di vista scientifico, dove certamente l'opportunità che la medicina dello sport, la specialità di medicina dello sport e la Federazione Medico Sportiva Italiana ha, offre al sistema socio-economico per un'opportunità straordinaria per un progetto per il nostro paese. Credo che sia importante per la lotta per le patologie non trasmissibili e quindi questo dà la possibilità certamente al nostro paese di primeggiare, voglio dire ancora una volta, con un progetto che riguarda la medicina dello sport, che in questo momento è ai vertici mondiali, sia come la presidenza internazionale sia con la presidenza europea, voglio dire che ho sottoscritto per quanto riguarda il riconoscimento, che non è personale ma è appunto alla nostra specialità, nata per la prima volta in Italia nel 1957 e ora presente in 15 paesi europei. Una grande opportunità per un progetto scientifico socio-economico che riguarda l'età pensionabile, che riguarda l'affidamento dei mutui rispetto all'età biologica, rispetto all'età anagrafica, che riguarda le polizze vita, che riguarda un po' tutto il nostro sistema e il welfare aziendale. Credo che sia una grande novità mettere a disposizione del nostro paese proprio questo know-how sviluppato ai massimi livelli olimpici e ai massimi livelli degli atleti, perché possa scendere a tutta la popolazione e quindi a favore di tutta la popolazione del sistema sanitario nazionale e, voglio dire, utilizzato dal sistema istituzionale per far entrare finalmente anche la medicina e la scienza, specificatamente la medicina dello sport, in quello che può essere il progetto economico sociale per la lotta alle patologie non trasmissibili.